faccio il mio autoritratto e quando Squiddy andrà ad aprire la porta si troverà una bella sorpresa. Che bello, guarda, sembra un figurino, mi manca solo la cravatta. Pronto all'azione! È davanti alla porta! Hai visto? Sta bussando! Come immaginavo, Squiddy è uscito ad aprire e ora... Guarda, lo sta massacrando di botte! Basta, fermo! Ehi, si è portato via la matita! Siamo nei guai! Parleremo con i nostri supereroi in carne ed ossa! Ehi, ma chi sono quei due? Non lo so, forse saranno i tecnici della TV! Sono proprio loro! Che emozione! Che cosa volete? Siete davvero Waterman e Supervista? Beh, sì, certo, un tempo lo eravamo, ma siamo andati in pensione. Oh. No! Non potete, non sapete che il male è sempre in agguato? Hai detto il male? Il male! Presto, vieni, Supervista! L'ho preso, ce l'ho fatta! Ho solo detto che il male è sempre in agguato. Il male! Puoi evitare di ripetere il concetto, per favore? Il male! Oh no! Il raggio malefico! Viva! Guarda, Patrick! Eccolo finalmente! È dietro di te! Il regalo di San Valentino più bello del mondo è dietro di te! Sì, come no? Non sto scherzando! Voltati e vedrai! È lì, alle tue spalle! Non voglio! Patrick, ti prego, voltati! Avanti! Vuoi voltarti dietro di te? Cosa aspetti? Voi credete davvero che io sia così stupido? Sì! Ora voltati! No, mai! Voltati! Voltati! Ho detto di no, è l'ultima volta che lo ripeto, quindi aprite bene le orecchie, non ho nessuna intenzione di voltarmi e non c'è niente che possa farmi cambiare idea, no! Adesso vi è chiaro il concetto, non mi volterò mai e poi mai! Ciao, Patrick! Oh, ciao, Sandy! Oh, tu? Quello? Io? Non capisco! Felice giorno di San Valentino, Patrick! Sì! Questo è il mio regalo, il più bello del mondo! Ehi, è meraviglioso, è tutto di cioccolato! Non farlo, no! Oh, SpongeBob, non era necessario che tu mi facessi un regalo. Trasformazione in gelato alla banana con ripieno di cioccolato e due bastoncini. E ora, assoluto silenzio, grazie. Gelato! Gelato! Entrata perfetta! Le mandorle tostate non erano previste. Bonco, è riuscito in questa performance straordinaria. Provaci, vediamo. Che banalità! Mandorle tostate, figuriamoci! Quella spugna si dà troppe arie davanti al pubblico! È convinto di essere meglio di loro! Meglio anche di te! È il momento di dimostrare chi è il più forte! Scendi in campo e fagli vedere come si fa un gelato! Patrick tenterà un numero difficilissimo! Il cono con una pallina alla fragola e salsa di cioccolato!
Guardate che concentrazione! Un tuffo magistrale! E guardate che forma! Hai visto Spugna Gialla? Ridi finché puoi, amico Rosa, non è ancora finita. Tu credi che non sia ancora finita, ma non è ancora finita. Bene, cominciamo. C'è per caso qualcuno di voi che ha già confidenza con uno strumento? Valgono anche gli strumenti di tortura? No. La maionese può essere considerata uno strumento? No, Patrick, la maionese non è uno strumento musicale. Nemmeno il ravanello è uno strumento musicale. Mi sembra chiaro, nessuno di voi ha esperienza alle spalle, ma per fortuna il mio talento ha le spalle grosse, può caricarvi tutti. Fortissima, questa è veramente simpatica. Ecco. Dov'è lo spuntino gratuito? D'accordo, ora provate a ripetere quello che faccio io. Sezione ottoni, forza! Sezione fiati. Percussioni. Quantomeno sono ancora vivo. Buongiorno ragazzi miei, io sono la signora Puff. E il motivo per cui vi dico il mio nome è che vedo con piacere che abbiamo un nuovo compagno. Giovanotto, ascolta, perché adesso non ti alzi e non ti presenti agli altri? Con chi sta parlando questa pesciolona? Con te, Patrick, lei è l'insegnante. Oh. Coraggio, alzati e di' ai tuoi compagni come ti chiami. Non devi essere nervoso. Ecco. Vogliamo solo sapere il tuo nome. Ventiquattro. Fantastico, abbiamo un altro genio. Perché ridono tanto? Credo faccia parte del programma. Oh! L'argomento della lezione di oggi sarà le svolte. 24. Patrick, ascolta. Che cosa? C'è un nome più divertente di 24. E qual è? Sentiamo. 25. Thank you.